Oltre 500.000 euro destinati ad opere di bene della Chiesa, usati per viaggi, droghe e hotel di lusso. È quanto avrebbe fatto Don Pietro Vittorelli, ex abate di Monte Cassino, che ora è indagato con l'accusa di appropriazione indebita. I soldi donati dai fedeli attraverso l'8 per 1000 sarebbero stati riciclati in più volte attraverso passaggi dalle casse dello IOR a vari conti correnti gestiti dal fratello Massimo, intermediario finanziario, e poi spesi a piacimento. Per fare cosa? La lista è lunga, varia e piuttosto inconsueta per gli standard di vita di un prete. Cene a base di ostriche e champagne, hotel da 7.000 euro, acquisti nella boutique di Ralph Lauren da oltre 2.000 euro, bella vita in Brasile per sé e per i suoi compagni di viaggio. Il religioso riusciva a spendere anche 34.000 euro al mese. Ma non è tutto, perché Don Pietro sembra fosse solito fare uso di droghe. Nominato abate da Papa Ratzinger nel 2008, 2 anni dopo fu ricoverato per un malore. Dagli esami venne fuori che Sua Eccellenza avrebbe abusato di ecstasy, mentre nelle urine si trovarono tracce di cocaina. E in più, proprio a lui e al fratello risulterebbero intestati ben 4 appartamenti e 2 magazzini, che per la procura potrebbero essere proventi dei suoi illeciti. Noi non siamo proprietari dei beni che possediamo, dichiarava Don Pietro in un'intervista al Corriere della Sera. Ne siamo soltanto gli amministratori. Il potere della Chiesa è un servizio per gli altri, mai per se stessi.